Nelle copie che ho già fatto, qui si trovano anche i miei articoli culturali su Croce, su Verdi, su Walt Disney. Valentino di solito non firmava i suoi scritti. È stata evocata la sua modestia. La sua direzione era cordiale ma austera. Nel guidarci e orientarci era solito passeggiare su e giù nelle stanze con un ondeggiare vinoccolato. Le braccia di tuo schiena, come si conviene a un intellettuale di solito. Si giovava di un corpo redazionale fraternamente affiatato e appassionato, con stipendi miseri, anche se sotto minaccia di attentati mafiosi. Io rincasavo alle 3 di notte, dirigendomi verso un quartiere malfamato. Valentino era ancora sposato con Marisa Nunzio, è stato ricordato, credo anche da altri, prestigiosa combattente partigiana. Ma io non la vidi mai a Palermo in quegli anni, credo che non venisse in Sicilia in quel periodo. Che quotidiano imbastivano lui e noi? Ce lo dice niente meno che La Stampa di Torino, il quotidiano degli Agnelli, del 28 marzo 2001. Un'altra iconografia. Questa è una fotocopia. Che attribuisce l'iniziativa a un gruppo di giovani intellettuali, leggo, che la sprezza dei tempi aveva trasformato in quadri e giornalisti di Partito Comunista. A leggere i loro articoli li si immagina ugualmente devoti alla linea del PC e alla letteratura, comunisti e umanisti, anche loro pieni di vita. La Stampa di Torino. La voce della Sicilia scelta ad uscire, malgrado le traversie, le bianche, è sempre La Stampa che scrive, scelta ad uscire con la sua essenziale ed elegante povertà grafica. Come un eccezionale strumento di ricostruzione della storia dal basso, con le sue terribili minuzie e le sue inconsapevoli grandiosità. Il tutto scandito dai titoli, oltre che da una prosa chiara, acuta, sorvegliatissima. In quegli anni, dice La Stampa, è passata la guerra, soprattutto è passata tra i poveri. Eppure le notizie trasmettono una voglia di vivere, di ricominciare a vivere, a dir poco febbrile. Giorno dopo giorno le cronache danno conto di bombe, raffiche, mitre, imboscate, continui attentati alle camere del lavoro, comizi che finiscono a fucilare. I preti attaccano e si difendono, i contadini sono costretti a trebbiare e poi a stabilire le quote di spettanza sotto la minaccia delle armi da fuoco. La cronaca risulta invece straordinariamente viva e ricca e comunque di enorme utilità per capire i guai ma anche le speranze di quegli anni di quel giornale.
di quel giovane intellettuale, al tempo stesso bolscevichi e siciliano. Parla genericamente di noi, ma io credo che il merito maggiore di questa fraternità operosa appartenesse a Valentino Gerasa. Scusate se mi sono dilungato sul giornalismo siciliano, sul Gerardano di quegli anni, sulla Sicilia, più che sul giornalismo, come retroterra, come ambiente, come luogo di lotta, insomma, nel quale si collocava la presenza della Valentino. I suoi numerosi articoli successivi sull'unità, negli anni successivi, sono più noti. Per questo mi sono dedicato sulla esperienza siciliana. Sono più noti, sono articoli acutissimi sulla tradizione marxista e comunista, su Lenin, sulla Briola, su Gramsci, sul dibattito politico. Fino all'infausto 1989, su Rousseau, eccetera, con i saggi libri e soprattutto con il lavoro per l'edizione critica dei quaderni. Sono rimasto colpito da quello che ha detto Reichlin sul comunismo di Valentino. Il comunismo concepito non come fine della storia e non come dogma, ma vorrei dire come utopia concreta. Grazie.